Siamo con Mariangela Palmieri che ha da poco finito di presentare il suo libro Schermi nemici. Quali sono questi schermi nemici, Mariangela? Un tema molto interessante, tra l'altro. Gli schermi nemici sono quelli su cui si fanno guerra, una guerra di tipo politico-ideologico. I due principali partiti dell'agone politico italiano della Prima Repubblica, i due partiti di massa, la Democrazia Cristiana e il Partito Comunista Italiano, che appunto negli anni, nel secondo dopoguerra fino agli anni 70, producono, fanno produrre dei film di propaganda, attraverso i quali ovviamente parlano ai militanti, agli elettori, ai potenziali elettori e quindi danno il loro punto di vista su una serie di questioni che ovviamente riguardano l'Italia, ma anche il contesto internazionale che in quegli anni era, come dire, su cui soffiavano i venti della guerra fredda e sono anche lo spazio di comunicazione all'interno del quale i due partiti parlano di se stessi, della propria identità o anche del proprio avversario politico. E quindi sono appunto dei film che ci raccontano di alcune pagine importanti della storia italiana, quelle delle grandi passioni politiche, delle grandi ideologie, appunto dei due partiti di chiesa che sono stati l'ADC e il PC. Quanto è importante la consapevolezza che nasce dalla competenza e dalla conoscenza della storia? Prima abbiamo sentito un intervento di una preside, e non solo della preside, che metteva in rilievo quanto adesso i programmi scolastici siano, diciamo, sofferenti da questo punto di vista. Quanto è importante invece la conoscenza della nostra storia? Sì, in alcuni casi ci troviamo di fronte proprio ad un processo infelice di marginalizzazione della storia. Si tende a credere che la storia sia qualcosa di passato, di vecchio, che non serva al presente. Invece assolutamente non è così. Io faccio sempre questo esempio. Ognuno di noi per definirsi, per dire chi è, per dire qualcosa a proposito della propria identità, inevitabilmente pensa a ciò che è stato, al proprio passato. Cioè io sono quello che è stata la mia vita fino a questo momento. Quindi la propria storia personale ha fortemente a che fare con la propria identità, quindi anche con il presente e con il futuro verso il quale io mi proietto. Lo stesso vale per la grande storia. Su un piano collettivo, la grande storia è appunto qualcosa che ha a che fare con le identità collettive, ma anche personali di ognuno di noi. La storia ci fornisce gli strumenti per leggere e per capire il presente, perché il presente spesso è difficile, indecifrabile, e la storia ci offre gli strumenti per leggerlo e soprattutto ci offre gli strumenti per programmare, immaginare il futuro. Quindi la storia è fondamentale. E nel caso specifico, questo libro parla di appunto due grandi partiti del Novecento che in realtà non sono lontanissimi dall'oggi, perché le due grandi culture politiche che hanno appunto permeato il pensiero politico italiano in quella fase storica sono due culture politiche che agiscono ancora nel presente, nella nostra idea di destra e sinistra, grosso modo. Infatti, cosa hai scoperto da ricercatrice UNISA, ma da ricercatrice proprio di un tema così importante che avevi sottovalutato? Noi quando facciamo una ricerca partiamo, comunque abbiamo un'idea, abbiamo un obiettivo e poi lungo la strada confermiamo quella che è la nostra ipotesi di partenza oppure scopriamo qualcosa su cui non ci eravamo soffermati. Tu hai scoperto qualcosa in questo senso che vuoi condividere con noi? Ma in realtà questi film, quello che mi ha colpito, diciamo, facendo la ricerca è la loro capacità di riuscire a dire molto dei partiti che li hanno fatti, perché generalmente quando ovviamente mi sono approcciata a questi film di propaganda, ovviamente l'idea era sono film che parlano delle questioni care ai partiti, quindi del loro punto di vista sulla realtà. In realtà andando ad analizzare il modo in cui sono fatti, il linguaggio che utilizzano, il rapporto anche con la modernità, sono film che ci dicono più della realtà, essendo anche film di propaganda, più della realtà che raccontano, ci dicono molto dei partiti stessi. Quindi ci aiutano a capire la loro identità, la loro rappresentazione, autorappresentazione, che è fondamentale appunto per comprendere alcuni aspetti appunto di queste due grandi culture politiche che si facevano guerra, ma in realtà non potevano fare a meno l'uno dell'altra, e che però appunto sono due culture politiche che di fatto stanno alla base dei due principali partiti che hanno consentito proprio l'accesso ad una, diciamo,
dimensione democratica e repubblicana per gli italiani, perché quando la guerra finisce e crolla il fascismo, appunto l'Italia era macerie in tutti i sensi, e i partiti, tutti i partiti, questi in particolare perché sono i più grandi, hanno questo compito proprio importante di traghettare verso la nuova fase repubblicana della nostra storia. Ultima domanda, anche se ci sarebbe da chiedere un'infinità di cose. La propaganda, quanto è importante essere consapevoli di essere i fruitori o comunque i bersagli, voglio usare questo termine, anche della propaganda che sicuramente tu hai approfondito in quegli anni, ma è un qualcosa che ci riporta tranquillamente ai nostri giorni. Quindi quanto è importante comprendere questo meccanismo, e i meccanismi secondo te sono sempre gli stessi oppure ci siamo anche da questo punto di vista modernizzati? Allora, la propaganda è un termine che non si usa più tanto oggi, si utilizzava soprattutto in quegli anni, ma chiaramente ancora oggi, secondo me con delle anche tecniche più sofisticate, vi è un sapiente uso degli audiovisivi per condividere dei punti di vista ed orientare quello che è il pubblico, oppure nel caso insomma di un contesto elettorale, quelli che sono gli elettori. Per cui la capacità di utilizzare le immagini, pensiamo anche alla pubblicità, no? Per fini, per orientare in una qualche direzione del pubblico, c'è sempre stata e c'è ancora. Ovviamente i film di propaganda quindi ci aiutano a in qualche modo a conoscere, a disarticolare, no? A riconoscere questi meccanismi, che nel caso di film di propaganda sono, per chi conosce chiaramente anche un po' di storia politica, questi meccanismi sono abbastanza manifesti, forse ci fanno anche sorridere, sono appunto dei film che se li rivediamo oggi ci fanno sorridere, perché per l'appunto erano espressione di due punti di vista, di due culture politiche abbastanza, diciamo, radicalizzati, per cui oggi ci fanno sorridere e ci consentono di appunto cogliere alcuni dei meccanismi attraverso i quali funziona la propaganda, però ci fanno anche capire che ancora oggi un utilizzo mirato degli audiovisivi esiste ancora, ma è più raffinato talvolta, è più sottile, ecco, penserei soprattutto al discorso della pubblicità. Ok, ti ringrazio, e il tuo libro offre veramente tanti spunti e consigliamo assolutamente la lettura di Schermi nemici. Grazie. Maria Angela Parmieri. Grazie.